5 Stelle vedrai, ci vediamo tutti insieme al Pol Bar. Come spesso accade durante l'arco delle nostre manifestazioni, devo anche dar spazio allo spettacolo. Lo spettacolo, la cultura, sì, va bene, ma signori, non dimentichiamo che esiste anche la moda. Con noi Gian Giuliangelo Deliperi. Vai Lello. Ascolti, io le sto dando la mano. Buonasera, come va? Tutto bene? Bene, lei, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. La trovo bene, la trovo migliorato, la trovo abbronzato, sono la trovo in forma. Veramente in forma, la trovo dimagrito, la trovo in un momento veramente, come dire... Mi ha trovato, ecco. Bravo, come hai capito? Tutto bene, tutto bene. In famiglia? Tutto bene, tutto bene. Io comunque sì. Volevo salutare tutti, e quando dico tutti intendo dire tutto il mondo a livello mondiale e nel mondo. Vabbè, certo. Sono Gian Giuliangelo Deliperi. Applauso a Gian Giuliangelo Deliperi, signori. Grazie. Sì. Niente, io volevo solo dire che ho grandi capacità nel modo di sfilare, infatti certo. Tutti i miei colleghi modelli mi usano come modello proprio. Cioè i suoi modelli, cioè, no aspetti, i suoi colleghi modelli la usano come modello? Non mi interrompa quando parlo della mia ma vita. Sto un attimino, come dire, sottolineando il fatto che tutti i suoi colleghi modelli la usano per fare... Lei sottolinea, cos'è, un pennarello? Per no, cortesia. Non sono un pennarello. Però è una cosa che adesso io ci tengo, sono venuto qua oggi e voglio sfilare per tre volte in tre modi diversi per dare la possibilità a chi si inserisce in questo campo di agire secondo le regole non scritte. Ah, ho capito, quindi per esempio, faccio un esempio, la prima delle tre modi. Oggi voglio portare il primo modo di sfilare, che è il modo a tartaruga. No, scusi. Stile tartaruga. Ho capito, stile tartaruga. Che preso dalla natura, ho visto un po' come si muovono gli animali. Sì, e ma la tartaruga, quattro zampe, la coda, la caputina per sopra. Per cortesia, lei non si fida. Musica, Lello. Boh, vabbè, vediamo. Tartaruga! È una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza se per posto. Devo farle i complimenti. Grazie, grazie. Guardi, io e non l'ho mai visto. È il primo stile, eh? Ecco, per appunto, non ho mai visto uno stile di questo tipo, perché non sapevo neanche che esistessero gli stili nel campo della moda. Solo io secondo stile, Bruce Lee. Stile Bruce Lee, che ho preso dal cinema un po' qua e là per entrare nel mondo del cinema, perché è un mondo che mi piace molto, sperando che non sia lui a entrare in me. Cioè, come sarebbe il mondo? Musica, Lello! Vediamo sto modo qua, prego! Le faccio i complimenti ancora una volta, non avevo conoscenza assolutamente di questo modo di... Grazie, grazie. Guarda, lei mi sta emozionando. Anche io. Anche lei cosa? Mi sto emozionando. Perché? Perché adesso c'è il terzo stile. E sarà lo stile più difficile? Il più difficile in assoluto. Qual è? Lo stile cantiere. No, ascolti, che... È preso dalla vita quotidiana di tutti i giorni. Vabbè, guardi, facciamo così, perché ormai non ci capisco più, non mi faccia vedere sto stile... Prego. Musica, Lello. Musica, Lello, fada. Si vede la serata, lo si vede dall'entrata. Si buttano i miei piedi, tutte in tegle scivolata. Con il rischio imprevisto che me stucano il menisco. Basta un disco e già sto pisto con l'aiuto di un gin liscio. Ce l'ha. E complimenti. Grazie, grazie. Un stile a cui sono molto affezionato. Guardi, io sono molto curioso a questo punto anche di conoscere qualche altro stile. Se magari la nostra... stile a livello mondiale. Guardi, io voglio fare una cosa. C'è la nostra amica, la nostra... Dov'è? Ah, scusa, vieni Alina, vieni. Lei conosce Alina? Conosco, abbiamo sfilato insieme. Avete sfilato, le presento Alina. Prego, Alina. Come stai? Ah, ma voi avete già sfilato insieme? Sì, sì, molto. Dove? Praticamente dappertutto, non ci abbiamo un posto unico. Abbiamo fatto migliaia di sfilate a tipo, Bangkok. A Bangkok anche lei? Sì, sì. Poi dove ancora insieme? Hong Kong? Conferma? Confermo. A Miami? Ho capito, sì. No, come hai capito? Anche lì? Sì, sì. America, insomma. Poi altri posti? In Europa, a Shanghai? Hollywood? No, dice in Europa? Vabbè. Shanghai? Voglio precisare. Era in cosa? Che cosa vuol precisare?
Vabbè, adesso mi invergogno. Per cortesia, non importuni la mia ballerina, perché è da anni allora, che balla, che sa sfilare. In Europa a Shanghai. Esatto. Allora, facciamo così. Senta, faccio sfilare prima lei, poi vediamo come sfila lei. Ma certo. Allora, musica per la nostra Alina. Vai nello fada, musica Alino. Bene, com'è? Bene. Ferma tu, ferma, ferma tutto, ferma. Che è successo? Oh, si svegli, è che si è fatto male. Che no, si... è uno stile che non mi ricordavo. Per dire, cosa c'è? Vabbè, ogni volta succede così. Ogni volta succede così. Ma certo, io mi ricordo certe sfilate in cui la gente proprio... Comunque musica, Lelo, ti faccio vedere... La baranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza se per fosse tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti... Facciamo i complimenti, bella. Ciao. Grazie, mamma. Alina, io proporrei una cosa per chiudere. C'è commosso. No. Vabbè, è andata via. Oh, Alina. Grazie, Alina. Venga un attimino, che siamo in diretta, ragazzi. Allora, io vorrei che lei, per chiudere in bellezza, desse un bacio al nostro Gian Giuliangelo di Peri. Prego, un bacio. No. Allora, a Gian Giuliangelo io vorrei che lei desse ora un bel bacio vigoroso di quelli veri ad Alina. Fotografici. Prego. Come? Dico, io ci tengo qui. In fronte, certo. Da voi nel vostro paese, Romania, vero? Romania, i baci cinematografici in fronte. Sì, in fronte. Sì. Ho capito, prego. Pensa che cinema che hanno. Prego, via. Eppere, l'applauso. Grazie Alina. Signori, con noi, con la musica di Lelo Fada DJ, il nostro mitico Gian Giuliangelo. Fai sfilata! Open up your heart, what do you see? 5 stelle vedrai, ci vediamo tutti insieme al Polbar.